Tra variante Omicron, nuove regole, vaccinazioni, tamponi, Green Pass, mascherine, il Covid continua a essere tra noi, con casi e purtroppo anche vittime in Abruzzo. In molti però si chiedono se il picco nella nostra regione sia stato raggiunto. Abbiamo girato la domanda al professor Paolo Fazzi, direttore dell'unità operativa complessa di virologia e microbiologia dell'ospedale di Pescara. Secondo me il picco c'è stato e adesso ci troviamo nella fase discendente del plateau, quindi diciamo una situazione abbastanza stabile con i numeri, ma che lentamente vanno scendendo di giorno in giorno e probabilmente, secondo me, dopo la metà di febbraio cominceremo ad avere una curva che in maniera più ripida scenderà per arrivare poi a una situazione, diciamo, non ottimale. Quando ci sono casi non si può mai utilizzare, diciamo, questo termine. Una situazione meno critica in primavera, dove vedremo sicuramente meno casi, sicuramente meno ricoverati. Ma il futuro quale sarà? È possibile che ci saranno nuove varianti più pericolose? Allora, normalmente quando c'è un salto di specie e un microrganismo va a parassitare un altro microrganismo, nella fattispecie quell'umano, il parassita tende per propria natura a diventare sempre meno patogeno, però nel contempo ad essere sempre più infettante. Ed è quello che abbiamo osservato, no? Con la variante inglese, poi c'è stata la variante indiana, la Delta, e poi finire con la Omicron. Cioè, sono varianti fra le tante, perché poi ci sono anche i sottotipi, i mutanti, eccetera. Fra le tante varianti, quelle che hanno avuto più successo perché erano ad alta trasmissibilità. E poi abbiamo visto, fortunatamente con Omicron, un ulteriore salto in senso positivo questa volta, cioè verso la minore patogenicità. Ora, Omicron è Omicron, quindi è così come la conosciamo. Qualche altra variante che verrà probabilmente generata dall'attuale Omicron in un prossimo futuro, potrebbe poi invece essere apatogena, molto infettante ma apatogena, ovvero dare solo una sindrome influenzale, cioè dare un raffreddore comune. È quello che dovrebbe succedere. Dato che però la situazione non è ancora stabile, cioè questi virus cambiano di continuo, mutano, eccetera. Ci può essere anche una ipotesi della generazione di una variante che sia più patogena di Omicron. Io spero che ciò non accada. C'è qualcuno che dice che statisticamente potrebbe succedere, ad esempio, nel prossimo autunno nell'emisfero boreale. Io mi auguro che non sia così. Se invece se si va verso una situazione migliorativa in termini di parassitismo spinto e quindi di apatogenicità a minore patogenicità, io penso che ancora 12-18 mesi sarà il tempo necessario a vedere un virus che, così come lo si sta definendo, diventerà endemico. Quindi in grado di dare solamente un raffreddore comune. E se invece usciranno fuori altre varianti più pericolose, ovviamente ogni volta si ricomincia da capo, nell'attesa, insomma, di una situazione migliore. Ma arriveremo a fare magari un vaccino una volta l'anno come un'influenza? Sì, una volta l'anno se e basta, speriamo. Ma se diventa, allora, se il virus diventa patogeno e dal raffreddore comune non occorre fare il vaccino. Il problema qual è? Che questi coronavirus danno una protezione
sicura fra i 9 e i 12 mesi, la mediana è di 9 e 12 mesi, ma questa situazione, questa copertura non è garantita a tutti, sono le persone più giovani che hanno una protezione così duratura, anche se sembra difficile parlare di tempo lungo per una protezione di soli 9 e 12 mesi. Negli altri soggetti più anziani o defedati la protezione potrebbe essere di 3, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, ecco perché si stanno facendo tutti questi vaccini. È ovvio che noi non possiamo andare avanti a forza di vaccini che comunque non ci coprirebbero, cioè non è che siamo in attesa del vaccino X che avrà la possibilità di proteggerci vita naturale durante. Questo non succede con i coronavirus, perché sono un gruppo di virus che quando si incontrano con la specie Homo sapiens sapiens fanno generare una protezione che comunque non è più lunga di 9-12 mesi, magari alcuni soggetti sono fatti degli studi, arrivano anche a 16-18, rarissimamente anche a 24 mesi, ma non è la regola. Quindi non è, per intenderci, il morbillo che una volta che ti prende ti dà un'immunità permanente e duratura negli anni. Parliamo di un altro gruppo di virus che, come molti altri virus respiratori, ad esempio il virus influenzale, ad esempio il rinovirus, eccetera, non riescono a far generare alla specie umana una protezione duratura. Quindi il vaccino, secondo me, o si farà una volta l'anno, magari come per l'influenza, se ancora virulento il virus, si farà una volta l'anno nell'emisfero boreale tra ottobre e novembre per proteggerci per i 4, 5, 6 mesi dove oggettivamente il virus gira di più, come succede praticamente per l'influenza. Ma non possiamo andare avanti a fare un vaccino ogni 4-6 mesi, che poi veramente facendo troppi vaccini non si sa veramente dove si va a finire, e perché non è mai successo nella storia della medicina umana che si siano fatti tutti questi vaccini ravvicinati.